Alle 10.40 di questa mattina, sul sito ufficiale del Comune di Catania, con un ritardo incomprensibile e ingiustificato, ho avuto la conferma ufficiale di quello che, sulla base dei nostri risultati e delle proiezioni che grazie a un gruppo di volontari avevamo già avuto intorno alle 3:30 di questa notte, abbiamo avuto la conferma che sono stato eletto al primo turno sindaco della mia città, sindaco della città di Catania. Ho ricevuto alcune telefonate nella mattinata di oggi, dopo la proclamazione ufficiale. La più felice di queste telefonate per me è stata quella del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E mi recherò a trovarlo nei prossimi giorni, appena mi concederà l'udienza di cui abbiamo parlato. E sicuramente il Presidente della Repubblica non solo è il valore, simbolo del valore dell'unità nazionale, ma per noi è un grande punto di riferimento anche sotto il profilo dei valori. Quello che qui si è realizzato è un progetto di straordinario valore che supera il confine ristretto di questa città e che ha anche una sua valenza regionale e nazionale. È il progetto di una città che torna a volere diventare protagonista, un progetto ambizioso di una città che ha la consapevolezza di avere una grande forza. Avete visto anche l'attenzione che i mass media nazionali hanno dato già subito al confronto di Catania, che ha dentro di sé grandi risorse, grandi energie, lo vado predicando in ogni campo, e che in questi anni è stata maltrattata. Noi siamo una città in cui, se non c'è questa alleanza, la sinistra può avere un solo destino, che una parte della sinistra vuole avere, quella di essere minoritaria e di perdere. A me non piace perdere, a me piace vincere, e per vincere in Italia c'è bisogno di un rapporto forte tra le forze della sinistra e quelle del centro. È stato un grande successo, Bianco ha ricevuto anche la telefonata di Napolitano, importante. Sì, il Presidente Napolitano mi ha fatto gli auguri e andrò a trovarla appena mi darà udienza, e mi ha fatto molto piacere perché è una persona eccezionale. In conferenza stampa ha parlato di Cappotto, perché è stato un grande risultato. Sì, mi pare di sì, abbiamo vinto 6-0, più Cappotto di questo. E alla fine della conferenza stampa, come promesso, il neosindaco a bordo di una Vespa, indossando rigorosamente il casco, inizia il suo giro per la città, toccando anche i quartieri popolari. Arrivederci. Ciao, Cuccio.